three. Here. Now I'm not a writer. Luglio 2017, dopo Cristo, sì, hai ragione, dopo Cristo. È una giornata afosa, molto afosa. Le strade sono quasi vuote. No, mantieni in quel tono di voce al narratore. Eh sì, ok, ma non è che mi viene naturale. Vabbè, ma provaci, ok, dai. Allora, stavo dicendo, no? No, ma quel tono di prima, ok, aspetta. È una giornata afosa, un po' più arcaico. È una giornata afosa, ecco, bene così, perfetto. Io e Danny, cane pericoloso, abbiamo deciso di andare a rinfrescarci nel... vai che vai bene, ok, aspetta, no, è che sai, devo anche guidare, devo concentrarmi, nel ruscello di Tramonti, giusto? Giusto, perfetto. E mi approvi? Ma sì, dai, mandiamola così. E allora, niente, stiamo andando all'uscello di Tramonti perché in spiaggia c'è il male, il degheio, il disastro, l'apocalisse, l'apoteosi e tutte quelle parole, la fighe, e noi ce ne andiamo un po' all'ombra, vero Emi? Con l'uscello andiamo a fare un po' di casino, andiamo a rimuovere la quiete come sempre, dai, via. Ad un certo punto notai come sempre più ci rimossero il verde, ci trovavamo in una specie di tangenziale. Sì, ma perché se stai parlando adesso di una cosa presente parli al passato? Ci troviamo, cioè. Ma è carino da dire così, fa un po' Robin Hood e Little John, no? Va nella foresta, urca urca tirulero, oggi splende il sole, no? No, vabbè. Ciao collega camper scarozzo! Ha meno anni del mio, ma è più scarozzo del mio quello però, eh! Porca troia, hai visto? Oh, vedi Emi, ci hanno ridato un po' la natura, basta rompere un po' i coglioni e vedi, ti ridanno. Adesso però io e te, è che dopo non arriviamo più, però vabbè, ci stava una sosta, due minuti, caffè e cicchetta. È vero che dopo il caffè mi mette l'ansia e mi vengono gli attacchi di panico, perché ora tipo sto da Dio, però ma sto veramente bene, no? Sai che c'era la mia storia, che quando arrivava il caldo mi portavano via in ambulanza, tutto risolto. Alla fine è un eccesso di cortisolo nel cervello, si risolve semplicemente bevendo acqua. Tu bevi acqua, lo butti fuori e basta, sei a posto. Evita il caffè, evita troppa luce solare, ma per quello basta gli occhiali da sole. E basta, vivi tranquillo, tu puoi stare a 40 gradi in una giornata affusissima che non te ne sbatte un cazzo. L'importante è che bevi tanto. Vedrai, prova. Cazzo, no, aspetta però, che ripensandoci un attimo, cioè, mi sembra di essere un po' il TG5, no? Cioè, fa caldo, bevi acqua e mettiti all'ombra. E giustamente uno risponde, ah dai, pensavo di mettermi sull'asfalto a bere prosecco. Vabbè. No, ma ara, voce del verbo guardare, arare, un padovano che colori, ara che roba, e ara a sinistra, bellissimo, stupendo, vero Emi? Anche Emi si sta godendo, sì. Là sul Monticona Net, dove il cielo è sempre blu, e appunto hanno dichiarato calamità naturale, come dicevo l'altra volta, perché il cielo è sempre blu, non piove, è un casino, ragazzi, un casino. Io ci tenevo un attimo a sottolineare questa disgrazia che si ripercuote contro Annette, poretta. Tutti al mare, tutti al mare, a mostrar le chiappe chiare e a lasciare la strada Yuri e cane pericoloso, bella libera per andare sul ruscello, che è bello, Emi. È che ciò qua, facciamo veramente una toccata e fuga, perché domani, ti anticipo, se ci vado, ci terei tanto ad andarci, il concerto dei Cane Dit. Sono quelli che facevano On the Road Again, ta-ta-na-na-na-na. Cioè, roba storica, ragazzo. E va che panorami, bello, molto bello. È solo che, è il solito problema, cazzo, finisco di lavorare a mezzogiorno e mezzo. Butta la roba a lavare, cacchio volevo dire, poi vai a prendere su cane pericoloso e fai un po' di spesa e qua e là, e cazzo, sei già a metà pomeriggio, cioè solo la domenica. Concerto domani sera, in teoria Udine,
vado, se ci vado, spero di andarci, di aver la voglia all'estero di andarci, ecco, più che altro è quello, con gli zingani di Van Dogs Nomads a Udine dovrebbe essere. E allora vado più o meno in zona loro, lascio giù la casa, il cane è pericoloso, c'è troppo casino là, povero, lo lascio nella casa vecchia, vero cane? Cane pericoloso, è là che guarda fuori, cara. È sta bella fresca, le ho spalancato tutto il finestrino e lei guarda da fuori, se la gode. Sai, è lo stereotipo del cane fuori dal finestrino con la lingua fuori, così, no? Speriamo di non far tardi, che dopo lunedì mattina lavoro. Mamma mia, che vita stressante, mamma mia, mamma mia, mamma mia, rotonda. Vola, vola, vola il camperino. Vola, vola, vola su in montagna. Va un po' lentino e la gente dietro si lagna. Vola, 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 vola il camperino. E arriva dappertutto pian pianino. Fa il tornantino come Schumacher. Capi, state nel vostro che io sono largo, vi pincio come vi pincerebbe il treno. Prima ci fanno salire, poi ci fanno scendere. Povero camper, tanta fatica per niente alla fine, hai visto? Se ci pensi, se non ci pensi no, siamo giusti almeno. Vai col camperino in montagna. Va, che paesini. Sai, Emi, che forse non mi ricordo sta strada, sai? Boh, sai quel pezzo lì? Non ho sbagliato strada? Ah, no, dai, or su! Che traffico, non ci si muove! Che stress, che traffico! Ciao, capo! Stava filmando, e io stavo filmando lui. Stavamo filmando a vicenda. Poi ci vediamo, no, da qualche parte. Tramonti di sopra, ecco qua, step one. Noi andiamo a tramonti di sotto, non tramonti di sopra. Ah, cazzo, qua c'era la diga, Emi, vuoi che facciamo una passeggiatina sulla diga? Oh no! Ah, perché dobbiamo anche andare a fare il bagnetto io e te. Ah, cazzo, aspetta. Questo era il punto dove potevo pinciarmi la mansarda. È vero. Ah, sì, bisogna stare molto attenti. Perché i zingari di Van Dogs Nomads oggi si sono pinciati il culo del camper, o qualcuno gliel'ha pinciato. Non vorrei fare la stessa cosa, quindi gran calma, tanta calma. Guarda che sburonauz là, che diga, che sburonauz, guarda che bello. Però un po', dai, 2 secondi. Guarda, occhio. Bam, bello, ne vale la pena di vedere la diga. E di qua, no, di qua c'è il spazzume, vedi, perché giustamente c'è l'acqua ferma, dopo di là c'è la diga. Buono, fa caldino oggi. In moto ti godi tutte queste stradine, in camper guarda, hanno messo il cimitero qua in curva, vuol dire che deve essere pericolosa sta curva. Andiamo piano, no, era normale. L'ape Maya, guarda il laghetto a sinistra, devo trovare una rima che sembri Gaia. Beh, dai, va bene anche così. Na 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 na. Vai là. Basta, non mi pinciate il camper, state nella vostra corsia, io sto nella mia. Anche tu, tutti quanti nella vostra. Che cazzo. Digli, Emi. Digli. Sai che qua, se non sbaglio, c'era la mega salita. Aspetta, meglio mettere in quarta qua, va? Tanto mi pare devo già cambiare anche qua, devo mettere in terza, difatti, eccola. Eccoci qua. Boh, te l'ho già fatta vedere come si comportava il camper in questa stradina, quindi passo e chiudo. Aspetta, prima la curva, poi chiudo. Ok, adesso chiudo. Allora, qui giù, non so se vedi, c'è la gente che sta facendo il bagno al lago. Ma non è che mi ispirava proprio tanto, dovessi andare l'altra volta a fare il picnic qua. Boh, noi continuiamo. Ah, cazzo, bisogna prendere la rincorsa qua. Ormai. Vai camper, dai. Se no ti cazzo in terza, ti cazzo.
Sti cazzo in terza, 10%, sì, ma sti cazzo in terza subito. Allora qua, da qua, tac. Regola. Stavo dicendo che c'è il frigo acceso con 220, quindi mi prende l'alternatore, ci sarà l'alternatore che tira. E poi ho il strapieno di acqua. Se. E vabbè.